Grande successo per la nona edizione di Unisa Orienta, l'evento di orientamento promosso ogni anno dal Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato dell'Università degli Studi di Salerno. In 8 giorni di seminari di orientamento per le scuole secondarie superiori erano previsti 8.000 studenti, ma si è superata la soglia dei 10.000, come ha spiegato Maria Giovanna Raitano, delegato del Rettore all'Orientamento e al Tutorato. La nostra formula, ha detto ancora la Raitano, prevede una prenotazione delle partecipazioni a monte per avere studenti motivati e realmente interessati, ma in molti si sono presentati spontaneamente, classi intere e singoli studenti. Non potevamo respingerli. Questo dimostra che c'è un grande interesse per l'orientamento serio, per un percorso di aiuto e sostegno alla scelta. A fronte dei 400 docenti di scuola secondaria previsti, si è registrata una partecipazione di oltre 500, dimostrando anche in questo caso l'interesse del mondo della scuola per il proseguo del percorso di studi, tanto che sono giunte numerose richieste di momenti di orientamento da farsi anche direttamente nelle scuole. Il successo della manifestazione è legato alla formula che prevede un orientamento mirato, non a pioggia, messo a punto attraverso contatti preventivi con gli istituti scolastici e l'individuazione di seminari specifici per coloro che sono interessati ai percorsi formativi universitari. La mission di Unisa Orienta è finalizzata ad orientare gli studenti verso una scelta consapevole del percorso universitario, prevenendo eventuali abbandoni e ritardi. Per ciò che concerne il maggior numero di partecipazioni ai seminari di orientamento promossi da Unisa Orienta, per gli specifici corsi di laurea il boom non si registra più solo per medicina ed ingegneria, ma anche per il settore umanistico. Per il 2020 l'Europa punta ad aumentare al 40% il numero dei laureati, la media attuale europea è del 35%, quella italiana è appena del 20%. Ciò significa che c'è ancora grande bisogno di laureati in Italia.